era tantissimo che non mangiavo il coniglio, quindi è venuta voglia. Sono passato davanti a un banco in macelleria e è venuta voglia. Quindi oggi faremo il coniglio alla rigore di casa Maiola. Quindi mi raccomando, è come si fa a casa mia. Sono falsa della Ligure. Allora, coniglio a pezzi, il fegato mi sono fatto danno, l'ho fatto buttare, lo stesso i rognoncini, i reni, ok? Poi le erbette, qua c'ho le erbette, basilico, salvia, maggiorana, poi che ci abbiamo? Rosmarino, aglio, cipolla e pinoli, olive taggiasche, quelle vere, olio buono e poi un bicchiere di vino. Sempre buono, perché quello che mettiamo nella pentola lo troviamo nel piatto. Iniziamo subito. Olio, qui c'ho un olio ligure, ho proprio delle olive taggiasche, taggiasche, mica chiacchiere qua, eh. Allora metto abbastanza alto, qui adesso non metto nessuna aroma, prima rosoliamo il coniglio. Allora, oh, non si deve appiccicare le mani, deve essere fresco sto coniglio, eh. Non lo mangiamo mai, lo mangiamo poche volte, ma deve essere bello, fresco. La pelle è tutta non te la trippita così inseccolita. Vedi il macellaio? Oh, mi ha detto Max, morì da fresco. Allora, rosoliamo, schizzi ovunque. A noi ci piace così, con gli schizzetti ovunque. A capello uomo meno, mi piace. Vado. Guardate però, guardate però. Ah, come brucia. Vado così. Madonna. Che bello! Vedete come va? Bello, forte, arrabbiatissima questa induzione oggi. Poi, sale. Allora, qualcuno mi ha detto, ma perché devi usare il sale straniero? Io uso tutto quello che è buono. Adesso qui ho del sale di Trapani. Come c'è scritto sulla scatola, c'è scritto sale nero. Hanno ragione. Un profumo. Dolcezza, ah, spettacolo. Poi sentite la musichetta, incominciamo a mettere le erbette. Io metto così a ciuffetti, vado, ecco, basilico, ecco qua la maggiorana, rosmarino profumato, profumato, deve essere profumato, aglio con la camicia, eccolo qua, due le mettiamo e adesso vado a sfumare. Rumore, mi piace questo rumore, sta nebbia mi piace. Allora, ascoltate, adesso quando andiamo a sfumare, vedete, puliamo con il vino, c'è questa reazione freddo e caldo che si pulisce bene tutto quanto anche la superficie della nostra pentola. Mi raccomando, allora, sicuramente la pentola migliore per questa ricetta è una di goccio. Oh, mi sono bruciato oggi, eh? Ahia, incidente sul lavoro, però o ghisa o acciaio, ma bella spessa, una bella pesante, ok? Adesso lasciamo andare un pochino così. Nel frattempo prendo il cipollotto, metto questa parte qui bianca, metà, ok? Vado, lo taglio sottile sottile. Adesso lo possiamo mettere perché non si brucerà, perché già abbiamo rosolato il coniglio, quindi stiamo a posto. Metto cipolla, cipollotto anzi fresco, do una bella giratina in questa maniera. Lasciamo cuocere, aggiungo un altro po' di vino. Se serve aggiungete dell'acqua, anzi, pepe, vado anche col pepe nero che ci vuole, ci sta bene. E tra 20 minuti, col coperchio, aggiungiamo il resto. Il fegato, i rognoni, le olive e i pinoli. Ricordatevi tutto, eh. Aggiungiamo un po' di sale. E nel frattempo mi taglio il fegato a dadini. Sono passati 20 minuti, sentite che musichetta, Papic, sei un genio. Allora, vado, fegato e rognoncino, pinoli, non cominciate a criticare, mi hanno regalato un chilo di pinoli, non sono italiani, sono russi, va bene? Quando li finiamo proprio italiani. Poi, olivette, queste sono proprio italiane, eh? Sono di Sommariva, taggiasche, denocciolate, guardate qua di roba. Yeah. Guarda qua, abbondanti. Poi giriamo bene bene, guardate che spettacolo ragazzi. Aggiungo un po' d'acqua perché serve, è un po' troppo asciutto, ci vogliono altri 20 minuti e poi ci mangiamo sto coniglio. Pane, eh? Qua c'è il pane, eh? Siamo pronti? Nel frattempo
questi 20 minuti abbiamo un po' festeggiato, abbiamo bevuto un pochetto. Allora, guardate, a me piace così. Vedo quando si fa proprio il sughettino dell'arrosto, capito? Che c'è l'olio, i profumi di quello che abbiamo cucinato. Vabbè, poco chiacchiere. Intanto faccio della maglietta. Oh. Aspetta. Prendo il piatto. Ecco qua, nero. Poi, vediamo un po' se è cotto. Guardate, pac. Ti metto dentro il coltello, guardate. Così si vede. Ed esce tranquillamente. Non fa nessuna resistenza. Mamma mia, che bontà. Guarda qua. Non ci sei. Caramelle, non le voglio più. Qua ci metto tutto il pezzetto di fegato. Il rognoncino, ti è, beccate questa. Ricco, piatto ricco, me ci ficco, guardate ragazzi. E mo assaggio pure io. Ti è, guardate che roba, così intingo qua dentro. Col cucchiaio, aia, brucia da morì. Con le olivette, i pinoli. Fuma, fuma, questa è un'altra sfida da superare. Stomai! Qua ci vuole. Compriamo il coniglio. Non si compra spesso. È un animale sano. E buon appetito, economica, tanto tanto buona, e che volete più? L'abbiamo fatta insieme. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perdete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.